Maestro, buongiorno. E tu sei molto vicino a queste vacanze romane perché hai conosciuto e lavorato con il grande maestro Buongiorno. È vero. Ho avuto la Trovajoli. fortuna. Hai avuto la fortuna proprio nel Fortuna. musical di affiancarlo nel musical di questa grande orchestrazione che ha fatto il maestro Armando Trovajoli. Restaurando. Ma dove Mazzullo sulla Vespa? Perché Mazzullo dovete Benvenuto. sapere che gli piace proprio girare per Beh, Roma sulla Vespa di vacanze non mi piace romane. girare per Roma, però la Vespa non mi dispiace. Lo so, La Vespa mi perché la Vespa è simbolo anche di eleganza. Siccome tu sei un uomo molto elegante, piace. ma vuoi provare a portarla tu oggi? E tu dietro? E io dietro, Con le proprio gambe? come Sai Gregory Peck e come Odrietti. funziona? Con le gambe? E tu lo sai bene Dopo questa scena la perché vedremo. Io la so l'hai bene. girata a Ci sono stata teatro, hai tante volte fatto. su questa Vespa. Ma insomma, ringraziamo i nostri ospiti. Oggi parleremo appunto di questo film che è nel cuore di tutti noi. Guido Barlozzetti, storico del costume, Buongiorno. buongiorno, ben trovato. Stefano Dominella, esperto di moda, buongiorno e felice di Buongiorno. averti in questo Buongiorno. Vacanze Romane perché ci avrai di cose da raccontarci. Il fotografo della Dolce Vita e delle mille altre storie della nostra memoria, il nostro Barillari. Buongiorno, benvenuto, sono Grazie. felicissima di averti. E Ivo Pulcini, collezionista e proprietario di questa fantastica Vespa anni 50. A Grazie lei, per avercela portata. grazie. Grazie. Funziona, tutto funziona, quindi io e Serena possiamo Io mi posso all'antipiano sedere garantisco. qui? Non potevo non mettermi qui. E poi abbiamo con noi, apriamo questo collegamento dalla Vespa con la giornalista e scrittrice televisiva, opinionista, conduttrice radiofonica, Maria Vatella. Buongiorno, Maria. Grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti, che bella immagine quella di questa Vespa con te e che bel Grazie. film, Che che bella bel immagine film, quella. Vacanza Romana. Eh sì, che bel film. Partiamo proprio dalle fonti. Il film è ispirato alla vicenda reale tra la principessa Margaret d'Inghilterra, sorella di Elisabetta II, e il colonnello Peter Townsend, detto bene? Amore contrastato e finito per motivi di Stato. Appena 2 anni prima del film, la principessa si era davvero concessa una vacanza a Roma in anonimato. Stefano, ci vuoi dire tu, questo film, Roma, fin qui, insomma, sono passati 70 anni da questo film, quasi esclusivamente, una pellicola ormai storica, che fa La parte. pellicola è storica e questo film è stato quello che ha dato il via alla moda italiana. Ha dato il via alla Ha moda dato il italiana. via alla moda italiana perché proprio con questo film negli Stati Uniti cominciarono a sapere che a Roma si era formato un nucleo di creatori di moda e quindi avevano un'attenzione particolare ed iniziò la lotta contro Parigi. È stato questo il film che ha dato il via al Made in Italy e a quei creatori di allora, Gattinoni, Sorelle Sì, Fontana, e poi Schumann, dopo Tiziano. ne parliamo in Vabbè. particolare proprio di Però Vacanze questo ha il Romane. doppio merito. Anche Poi sai che perché. non doveva essere lei la protagonista. Certo, ma partiamo dall'inizio. Guido, la storia di Vacanze Romane, di questo film. Beh, Che la storia cosa di Vacanze accade? Romane veniva accennato, Sì. l'interprete doveva essere Cary Grant che rifiutò perché si ritenne troppo anziano rispetto alla parte, Elizabeth Taylor e anche Gene Simmons. Alla fine William Wyler, che era un grandissimo regista americano, Ben-Hur, per dirne uno Sì. semplicemente che ha fatto, fece un provino, fece A questa questo, giovane questa ragazza. giovane ragazza, lo fece quasi casualmente. A un certo punto lasciarono la macchina da presa aperta, non dicendoglielo, e lei si espresse con questa semplicità, con questo incanto L'incanto degli occhi. felice e anche con una vena di malinconia, perché Sì, è vero. Audrey Hepburn aveva una versatilità proprio nell'espressione anche dei sentimenti, per Assolutamente. cui Wilder, d'emblée, disse, E poi lei, quell'eleganza che l'eleganza l'ha assoluta, immediata, contraddistinta immediata, sempre in tutte lei le sue prese rappresentazioni. anche un... Audrey Hepburn è stata anche un'icona di moda, basta Sì. pensare a colazione a Tiffany per intenderci. Sì. E in quel film lei prese l'Oscar dello sceneggiatore, Dalton Trumbo, che tra l'altro era uno di quelli della lista di Hollywood anni 50, fatto fuori, non figura nei titoli di testa, e lo prese Edith Head, che l'aveva vestita come grandissima Sì. Eh sì, costumista preso delle un sacco di prese, premi. 8 Oscar. 8 E
8 nomination. Un film che rappresenta un mondo che c'è ancora o non c'è più? La Vespa, i costumi, la Non c'è più. Il mondo non c'è più e per questo noi siamo anche qui. In qualche modo quel mito continua, perché poi quella Roma, che poi continua fino alla Roma della Dolce Vita, di Federico Fellini, per intenderci, Flaiano, eccetera, è una Roma incistata in quel periodo, ha ancora una misura, in qualche modo anche una grandezza internazionale da quel punto di vista. Questo film, come veniva detto, apre Roma a una vetrina mondiale e sì, dà anche una chiave di un cinema che utilizza la località di italiana, una storia universale. Una storia universale che continua ad esistere. Maria Latella, sei, ci sei, eccoti. Ci sono, sì, ma volevo dire una cosa, Serena. Sì, certo. Audrey Hepburn poi a Roma ci ha vissuto. Ha vissuto a lungo a Roma, sì, perché aveva sposato il psichiatra Andrea Rossi, e a Roma una stagione molto felice della sua vita, era la mamma di un bambino nato appunto a Roma, e negli anni 70 c'è stata non una vacanza romana per Audrey Hepburn, ma proprio una vita familiare a Roma, quando negli anni 70 Roma era ancora il centro di una vita internazionale, perché c'erano anche molte multinazionali con molti manager, c'era ancora una Cinecittà che richiamava, cosa che speriamo succeda di nuovo a breve. Lo speriamo. Rino, tu li hai fotografati? Noi vediamo diverse foto, mi sa che alcune sono tue, molte sono tue. Le più belle foto le abbiamo fatte a Roma, anni 60, Audrey Hepburn con Mel Ferrer che scende Trinità del Monte, la scalinata. Quelle foto hanno fatto il giro del mondo. Remember, vacanze romane, ragazzi, sì, l'emozione unica, la credibilità dell'Italia nel mondo. Sì, ma Audrey Hepburn appunto è come dire l'emblema della femminilità, dell'eleganza, e per anni ha portato avanti questo stile e continua a vivere questo stile. Assolutamente sì, se pensiamo a tutta la moda degli anni 60, Audrey Hepburn ne è proprio l'ambasciatrice, quindi sia degli stilisti francesi che degli stilisti italiani, ma a parte gli stilisti aveva un suo modo di essere elegante. Quando Edith Head andò dalla Gattinoni per realizzare la costumista del film, la Gattinoni non era così contenta perché non conosceva bene questa attrice. Gli avevano detto che la protagonista sarebbe stata Elizabeth Taylor e quindi era felice. E invece si vide arrivare... Perché Elizabeth Taylor era popolare. Era già popolarissima. Certo. Si vide arrivare questa ragazza filiforme, carina, sì, gentile. Quindi niente aveva della grande diva. E fecero i famosi abiti che poi abbiamo replicato per te qualche anno dopo, per la commedia musicale che hai fatto. Sistina. Quindi questo Oscar che prese, ti ricordi, meraviglioso spettacolo. Questo premio Oscar che prese Edith Head, in fondo è per due abiti di Audrey Hepburn. Una gonna a ruota, simbolo degli anni 50, e una camicetta bianco-rosa con una cintura e un fularino. Il secondo abito era quello della conferenza stampa, un po' principesco, e lui era vestito da Caraceni. Ma ha detto che questo è il primo film che dà veramente una notorietà internazionale a Audrey Hepburn. Aveva fatto pochissimi film e uno solo poco prima, con una parte che comunque non era stata particolarmente notata. Aveva 24 anni. Era, e forse è il caso di ricordare che è morta 30 anni fa, Audrey Hepburn. Ma era così importante Gregory Peck in quel periodo? Era importante, infatti, da parte dei creatori di moda maschile dell'epoca ci fu la gara per vestire Gregory Peck. E nessuno voleva vestire Audrey Hepburn. Tutti mi chiedono le foto di Gregory Peck a Roma. Non si trova in quel momento, non era eclatante. Perché comunque Audrey Hepburn prese un
un po' il sopravvento in quel momento, sia per lo stile, sì, per l'eleganza, per il personaggio centrale. Gregory Peck era un grande attore, ha fatto il video per la sera, ha vinto l'Oscar, quindi era un grande attore americano, assolutamente. Giornalisticamente le foto si fanno per mettere l'Italia del mondo, se quello non è imitare partecipate al pezzo d'aria. Sì, ma noi abbiamo un collegamento con Massimo Tosi, ce l'abbiamo. Massimo Tosi in collegamento. Eccolo, Massimo. Buongiorno Serena, che bello vederti lì. Buongiorno a tutti i telespettatori, ovviamente. Dove guardate, sei? Che meraviglia, sono sulla scalinata di Trinità dei Monti, là in fondo alla celebre fontana di Bernini, la Barcaccia, e qui, in questo punto esatto, cioè la principessa Anna incontra il giornalista Joe Bradley mentre lei sta gustando un gelato, vi ricordate, dopo aver tagliato i capelli da un parrucchiere, perché in quel giorno lei vuole fare tutto quello che le è stato proibito nella sua prigione, come lei dice. Io ho incontrato poco fa. Sì, cioè dei turisti. Allora, ho incontrato poco fa, venite qua, qui siamo al sole, dei turisti italiani. Allora, dei turisti italiani ho incontrato, perché non è facile, ovviamente Roma è invasa dai turisti stranieri, ne siamo ben felici. Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto voglio prima parlare con la signora, venga qua, perché ha una storia particolare. Lei viene a Roma per amore, proprio così omaggiamo il film, vero?